così a mio giudizio è impossibile che le transenne stare lì 3 giorni. Cosa il primo che arriva, hanno aperto i cancelli, il primo che arriva depositava il simbolo. Allora avevamo 2 ragazzi, cosa dovevamo fare? Una risa, prendere, legarli, cioè poi passare sopra i corpi e arrivare come scalmanati il primo là a depositare il simbolo. È questa la democrazia, è burocrazia vergognosa. Io non so come fa uno Stato a essere... è che non c'è lo Stato, non si può lasciare così alla mercé di un ragazzo di Catania che arriva, deposita un simbolo con dietro niente, nessuna firma. Noi abbiamo centinaia di migliaia di firme, tutte vidimate, tutte certificate. Non si può mettere lì 2 simboli pressoché identici. Questa è la vergogna di questo paese, la vergogna, perché dietro un simbolo loro non c'è nulla. Dietro questo simbolo ci sono quasi 420 consiglieri, ci sono consiglieri regionali, ci sono un sacco di persone, ci sono 4 sindaci. Abbiamo un movimento che ha avuto successo in Sicilia, siamo una forza realizzata e realistica del paese, non ci permettono, forse non ci permetteranno, tentano perlomeno di non farci andare alla competizione elettorale. Ma che cos'è questo? Come lo chiamate voi? Che cosa non finisce qua? Dietro quel simbolo lì ci sono almeno 4-5 milioni di persone, cosa pensate che diranno? Che diranno? Andiamo alle elezioni con 2 simboli? Non è possibile. Allora stiamo lavorando per vedere che tipo di azione fare, legale, perché abbiamo i legali, siamo persone per bene. Io sono oltre l'indignazione, ma ci sono 4 milioni di persone che sono sulla rete, stanno sbottando. Cosa pensano, che non andiamo da qualche parte lì davanti a chiedere spiegazione a questa gente qua? Pensano che con un colpo di burocrazia, così perché l'articolo bis del 5 del paragrafo 7 determina che il simbolo, il primo che arriva, è così? Pensano che con la burocrazia si fa da parte la democrazia? Qui siamo in un Truman Show, siamo arrivati lì al cartello dell'orizzonte finto, stiamo andando oltre. Ora o loro cambiano immediatamente questa roba qua, tolgono questa roba fatiscente che sono questi simboli finti, tra cui il nostro, lo tolgono perché lì dietro non c'è nulla. E quindi lo togliamo e mettiamo il nostro, che è una forza rappresentativa del paese. Io finisco qua perché... poi lo so come sono, non voglio esagerare. Avete un consigliere, avete il candidato alle regionali, qui è una persona deliziosa. Avete Vito Crimi, che è candidato alla regione Lombardia. No? Sì. Quindi, no, tanto mi sbaglio. Quindi, ecco, sono persone precise, perfette, e queste cose non è che ci indignano e basta, ci indignano e ci rafforzano. Devono tenere presente che siamo ancora più forti adesso. Se pensano di eliminarci così con il 4 bis del paragrafo 4, si sbagliano di grosso. Noi ci stiamo fortificando sempre di più. Quindi noi andremo alla competizione, in un modo o nell'altro noi andiamo a questa competizione. Guai, guai, guai. Ora no, vado via. Crimi, allora vi presento Vito Crimi, che vi esporrà un po' la situazione. Io devo andare a scavalcare una grata per portare una firma. Chi avrebbe presentato il vostro simbolo? Quando parli di loro. Questo ragazzo di Catania. È un ragazzo, non si sa chi è. È un ragazzo semplice, un ragazzo di Catania, di 30 anni, probabilmente mandato da qualcuno, non lo so, non sappiamo nulla chi c'è dietro. Adesso stiamo facendo le indagini, sapremo perché ha dato documenti, ci sarà un... ma non è importante quello, è che non è nulla quel simbolo lì, non c'è niente dietro, non ci sono persone, qua ci sono persone, se fate un culo così, 100.000, 200.000 firme abbiamo preso, milioni di persone che sono o simpatizzanti o attivisti del movimento, ma non puoi buttarli fuori così, ma dove siamo? Neanche in Uruguay fanno una roba così, e questa la chiamiamo democrazia, signore, è finita, datevi una mossa anche voi perché è finita. Adesso. Non lo so, ma parlo di altre cose.